pregavano a cielo, a cielo. Qua c'è lui a te. Mi pregavo. Pregavo che qualcuno mi veniva a salvare, che tu mi veniva a salvare. Ma niente. Se te ne casi algo per me. Vos creel que él no haría lo mismo con vos? ¿Eh? Yo también pasé por lo mismo, hermano. Y ese fue el mejor día de toda mi vida. Mírame ahora. Yo solo me encargo de la venta por toda Europa. Da nessuno come ci odiato a te. Ma finalmente mo io ti stiamo con la stessa barca. E non voglio rimanere solo. Non so se prima l'ho assaggiato oppure se l'ho scelta così ad occhi chiusi questa vita di merda. So soltanto che ci sono dentro e non ho molta scelta. Però forse tutto può cambiare. Perché in una vita così riesci solo a trovare la forza di proteggere le persone che ami. Posto selvaggio, violento, io ci sono stato e ognuno si difende come può. L'unica certezza è che quello è un posto ad altissimo rischio e c'è chi dice pure che sono innocenti. No? In quei posti nessuno è innocente. Nessuno. Io non voglio essere come gli altri. Infatti per questo mi sei piaciuto l'altra sera. Certo, sei ancora un po' grezzo, però sei te stesso. Mettiamo in chiaro una cosa. Io voglio produrti un pezzo per vedere che cosa sai fare. A me interessi tu. Pensaci. Chi mi conosce lo sa che non sono mai stato d'accordo con certi metodi. Però voi venate a Jacopo che è l'interno. Bisogna solo un avvocato che gestisce la parte manageriale. Ma tu sei chi è che la discarica? Pensateci bene. Perché ci state creando un sacco di problemi. Paolo, mi vuoi sposare? Oddio no. Come no? No, no, non è, no. Non è, no, per te sì. Certo che sì. Ti amo. Anch'io. Capito, almeno stavolta me lo dici. Che cosa? Ti amo. Ma te l'ho detto. No, mi hai detto anch'io che non è la stessa cosa. Dai Paolo, lo sai che non riesco a dire quella parola. Ma capito, ma chi cazzo si, Fonzarelli? Mi sa mai Happy Days qua. Lo so, ma non ci riesco. Che ti devo dire? Niente. Se domani io venissi con te Benedetta in Italia? In Italia? Così finalmente conosco mamma e papà. E poi tu con il lavoro come fai? Mi licenzio, ma che me ne fotti? Ma che ti licenzi, Paolo? Dai. Oh, guarda che faccio il cameriere in un bar, mica l'ingegnere alla NASA. Sì, va bene, però adesso scendere così con te non...
Ma tu guarda che secondo me è arrivato il momento che la risolvi sta cosa. Ah sì, come hai fatto tu con tua madre. Cioè? Che non vi parlate da 3 anni. Allora, punto primo, mia madre sa chi sono. Secondo, se non l'accetta è solo ed esclusivamente un problema suo. Ma poi scusa, mi avevi detto che tu lo sapevano che... Ah sì, sì, certo che lo sanno. Non mi pare. Non ne abbiamo mai parlato, ma sei un figlio frocio, è chiaro che lo sai. Ma secondo me glielo devi spiegare proprio bene.